Ciao a tutti e benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un argomento che ci riguarda tutti, letteralmente. Parliamo di postura. Quante volte ci siamo sentiti dire «Stai dritto con la schiena?» Tantissime. Già, una frase che ci è perseguita fin da bambini. Ma prepariamoci a cambiare prospettiva, perché a quanto pare la postura corretta, come ce l'hanno sempre presentata, potrebbe essere un mito. Proprio così. Diversi studi recenti hanno messo in discussione il concetto di postura corretta come unica e universale. Interessante. E per questa puntata del Deep Dive ci baseremo su... La nostra fonte principale è un articolo del dottor Alessandro Latorre, osteopata e posturologo, pubblicato sul suo sito sossosteopata.it. Il titolo è già tutto un programma. La postura corretta non esiste, ecco 7 cose che devi veramente sapere. Un titolo che non lascia spazio a dubbi. E quindi da dove iniziamo a smontare questo mito? Da cosa partiamo? Partiamo dalle basi. Il dottor Latorre definisce la postura come la posizione che le varie parti del corpo assumono nello spazio, in relazione tra loro, all'ambiente e alla forza di gravità. Quindi non è solo come stiamo dritti in piedi. Esattamente. La postura è molto più complessa. È un'interazione continua tra muscoli, scheletro e sistema nervoso. E non è statica, si adatta continuamente a quello che facciamo, all'ambiente che ci circonda. Quindi, immaginare un manichino in vetrina non basta per capire la postura. No, non basta. La postura è influenzata da tantissimi fattori. Beh, la struttura del nostro corpo, la forza dei muscoli, l'elasticità dei tendini, la flessibilità delle articolazioni, ma anche l'ambiente in cui viviamo, il lavoro che facciamo e persino. Le emozioni. Aspetta, le emozioni. Davvero le emozioni possono influenzare come stiamo in piedi o seduti? Assolutamente sì. Pensa a quando sei ansioso. Ti viene naturale stare con le spalle curve, il petto chiuso, la testa bassa, vero? Beh sì, in effetti. Ecco, il dottor Latorre spiega che lo stress, l'ansia, innescano un meccanismo di difesa. Ci portano ad assumere una postura che ci fa sentire, in un certo senso, protetti. Incredibile come il nostro corpo parli anche attraverso la postura. Ma quindi, se non esiste questa postura corretta universale, che obiettivo ci poniamo? Cosa dovremmo cercare di ottenere? L'obiettivo è trovare una postura che ci faccia stare bene, che sia comoda, efficiente, che ci permetta di muoverci liberamente e senza dolore. Una postura ideale, insomma. Sì, esatto, il dottor Latorre la chiama proprio così. Postura ideale. E la cosa interessante è che questa postura ideale è diversa per ognuno di noi. Quindi niente più regoli rigidi o posizioni da manuale, niente più postura a libro di geografia sulla testa. No, dobbiamo imparare ad ascoltare il nostro corpo, trovare la postura che si adatta meglio alle nostre caratteristiche, alla nostra struttura fisica. E questo significa anche sfatare certi miti, come quello di dover stare sempre con la schiena dritta, spalle indietro, petto in fuori. Quindi anche la famosa postura soldatino non è poi così fondamentale. Diciamo che non è la soluzione a tutti i mali. Mantenere una postura forzata per troppo tempo, anche se apparentemente corretta, può affaticare i muscoli, causare tensioni. La chiave è il movimento. Cambiare spesso posizione e assecondare le curve naturali della nostra colonna vertebrale? Quindi, niente posizioni rigide e innaturali, ma movimenti e ascolto del corpo. Ok, mi sembra chiaro. Ma come capiamo se la nostra postura è quella giusta per noi? Quali sono i segnali a cui fare attenzione? Ottima domanda. Ci sono diversi aspetti da considerare, ma uno fondamentale è proprio la sensazione di comfort. Beh, una postura funzionale non dovrebbe causare dolore, fastidio, tensione. Dovrebbe permetterci di respirare liberamente, muoverci con agilità. Se sentiamo dolore e rigidità, potrebbe essere un campanello d'allarme. Interessante. Quindi il dolore è un segnale che il nostro corpo ci manda per dirci che qualcosa non va. Esatto. E spesso la causa del dolore può essere proprio una postura scorretta o mantenuta troppo a lungo. Ma oltre al dolore, possiamo fare attenzione a come ci sentiamo dopo essere stati seduti o in piedi per un po' di tempo. Ci sentiamo rigidi, indolenziti. Abbiamo bisogno di stiracchiarci in continuazione. Ah, capito. Quindi se sentiamo questi segnali significa che la nostra postura non è ottimale. Esatto. E che dovremmo cambiare posizione più spesso, muoverci di più. La chiave, come dicevamo, è il movimento, la varietà, l'adattamento continuo. Il nostro corpo è fatto per muoversi, non per rimanere bloccato in una posizione fissa. E questo ci porta ad un altro punto interessante che abbiamo toccato prima, la relazione tra postura ed emozioni. Abbiamo detto che lo stress, l'ansia possono influenzare la nostra postura, ma vale anche il contrario, cioè la postura può influenzare il nostro stato emotivo. Assolutamente sì. Studi recenti hanno dimostrato che assumere una postura aperta, rilassata, può avere un impatto positivo sul nostro umore. Ridurre lo stress, aumentare la sensazione di benessere. Quasi come un fake it till you make it applicato alla postura. Esatto, è un circolo virtuoso. Una buona postura può favorire un atteggiamento mentale più positivo e viceversa. Wow, la postura è davvero un linguaggio complesso. Ma come possiamo fare per migliorare la nostra postura nella vita di tutti i giorni? Ci sono esercizi, strategie da mettere in pratica? Certo, tantissime. Ma prima di addentrarci in questo argomento, direi che è arrivato il momento di una breve pausa.
Torniamo tra poco per scoprire come possiamo allenare il nostro corpo a stare bene dentro e fuori. Tra poco. Prima della pausa stavamo parlando di come migliorare la nostra postura nella vita quotidiana. E qui entra in gioco un elemento fondamentale. La consapevolezza. La consapevolezza. In che senso? Dobbiamo imparare a prestare attenzione a come ci muoviamo, a come stiamo seduti, a come ci posizioniamo durante il giorno. Ah, ho capito. Quindi dovremmo fare una specie di check posturale ogni tanto. Tipo, fermarci un attimo e osservarci come se ci guardassimo allo specchio. Esattamente. Osservare come distribuiamo il peso del corpo, come allineiamo la testa, le spalle, il bacino. Questo ci può aiutare a individuare eventuali atteggiamenti scorretti e a correggerli sul momento. Sembra quasi un esercizio di mindfulness, ma applicato alla postura. È corto nel segno. Si tratta proprio di portare l'attenzione al nostro corpo a come lo utilizziamo nello spazio. E oltre a questa maggiore consapevolezza, ci sono altri consigli pratici che possiamo mettere in pratica. Certo. Il dottor Latorre nel suo articolo sottolinea l'importanza di muoversi regolarmente. Muoversi regolarmente. Sì, evitare di rimanere bloccati nella stessa posizione per troppo tempo. Questo vale sia per chi lavora in ufficio, sia per chi fa un lavoro più dinamico. Quindi niente più maratone davanti al computer o giornate intere passate in piedi immobili come statue. Proprio così. Il movimento è un toccasana per la nostra postura e per la salute della colonna vertebrale. Bastano anche piccole pose per sgranchirsi, fare due passi, cambiare posizione alla scrivania. Lo so, ma a volte mi dimentico completamente di muovermi. Mi concentro sul lavoro e pof. Sono ore che sto seduto nella stessa posizione. Hai qualche trucco per non dimenticarsi? Certo. Imposta un timer sul telefono che ti ricordi di alzarti ogni 30 minuti, anche solo per qualche secondo. Oppure approfitta delle telefonate per alzarti e camminare mentre parli. Sono piccoli accorgimenti, ma possono fare la differenza. Ottimi consigli. E per chi ha già qualche problema di postura, tipo un dolore cronico alla schiena o al collo, cosa consiglia il dottor Latorre? In questi casi è fondamentale rivolgersi a un professionista sanitario, un osteopata, un fisioterapista. Quindi niente faidate o soluzioni improvvisate, meglio affidarsi a medici esperti. Assolutamente sì. Ogni persona è diversa, ha una storia posturale unica. Un professionista qualificato può aiutarci a capire le cause dei nostri problemi posturali e a trovare le soluzioni più adatte al nostro caso. A proposito di falsi miti, prima abbiamo detto che anche la postura corretta, se portata all'eccesso, può diventare dannosa. Ce ne parli un po' meglio. Certo. Pensa alla classica raccomandazione di stare seduti con la schiena dritta come un fuso. Ah sì, quella che ci ripetevano sempre da piccoli. Ecco, in realtà forzare la colonna vertebrale in una posizione innaturale per troppo tempo può affaticare i muscoli e causare tensioni. Anche la postura a soldatino, insomma, può essere controproducente. Quindi anche in questo caso la chiave è l'equilibrio e l'ascolto del proprio corpo. Esatto. Dobbiamo trovare una postura che sia comoda e sostenibile nel tempo, senza forzature o rigidità eccessive. E qui torniamo a un altro punto importante che abbiamo toccato prima. La relazione tra postura e movimento. Ricordi quella ricerca pubblicata sul Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy? Sì, mi sembra che parlasse di come la paura del movimento possa peggiorare la situazione. Esatto. La paura del movimento in realtà può portare a una maggiore rigidità muscolare, a un aumento del dolore. Quindi, anche se abbiamo un po' di mal di schiena, dovremmo sforzarci di muoverci, ovviamente con cautela, senza esagerare. Esatto. Il movimento è fondamentale per mantenere la funzionalità delle articolazioni, per stimolare la circolazione sanguigna, per favorire il recupero. Anche in caso di dolore, il movimento può essere una forma di terapia. Certo, sempre con la supervisione di un professionista, immagino. Assolutamente sì. È importante ascoltare il proprio corpo, non forzare i movimenti e soprattutto consultare un professionista sanitario per valutare la situazione e ricevere indicazioni personalizzate. E a proposito di professionisti sanitari, è importante affidarsi a persone qualificate e competenti, che sappiano davvero come prendersi cura della nostra postura. Giusto. Ma oltre alla scelta del professionista, ci sono altri aspetti da considerare per migliorare la nostra postura. Fattori esterni al nostro corpo, per così dire. Sì, ce ne sono diversi. Ad esempio, l'ambiente in cui viviamo e lavoriamo può influenzare la nostra postura. L'ambiente? In che senso? Pensa a una sedia scomoda, a una scrivania troppo alta o troppo bassa, all'illuminazione inadeguata. Ah, ho capito. Quindi, per avere una buona postura, non basta solo pensare al nostro corpo, ma anche all'ambiente che ci circonda. Esatto. L'ergonomia è una disciplina che studia proprio l'interazione tra l'uomo e l'ambiente di lavoro con l'obiettivo di creare condizioni ottimali per la salute e il benessere. Quindi dovremmo fare attenzione a come è organizzata la nostra postazione di lavoro sia in ufficio che a casa. Assolutamente sì. Una sedia ergonomica, una scrivania regolabile in altezza, un monitor posizionato alla giusta distanza, un'illuminazione adeguata. Sono tutti elementi che possono contribuire a migliorare la nostra postura e a prevenire dolori e fastidi.
E oltre all'ambiente di lavoro ci sono altri fattori esterni che possono influenzare la nostra postura. Certo. Ad esempio, l'abbigliamento che indossiamo. L'abbigliamento? Sì, pensa a scarpe con tacchi troppo alti, a pantaloni troppo stretti, a borse pesanti portate sempre sulla stessa spalla. Ah, capito. Quindi anche la moda può influenzare la nostra postura. Sì, anche la moda può avere un ruolo. L'importante è scegliere abiti e accessori che ci permettano di muoverci liberamente, che non ci costringano ad assumere posizioni innaturali. Insomma, la postura è influenzata da una miriade di fattori. Il nostro corpo, le nostre emozioni, l'ambiente in cui viviamo, l'abbigliamento che indossiamo. Esatto. E la cosa interessante è che tutti questi fattori interagiscono tra loro, influenzandosi a vicenda. Quindi per avere una buona postura non basta concentrarsi su un solo aspetto, ma bisogna adottare un approccio olistico che tenga conto di tutti gli elementi in gioco. Hai perfettamente ragione. La postura è un sistema complesso e per migliorarla è necessario agire su più fronti. Consapevolezza del corpo, movimento, ambiente ergonomico, stile di vita sano. E a proposito di stile di vita sano, immagino che anche l'alimentazione e l'attività fisica abbiano un ruolo importante nella postura. Certo, un'alimentazione equilibrata e un'attività fisica regolare contribuiscono a mantenere il peso forma, a rinforzare i muscoli, a migliorare la flessibilità. Tutti elementi fondamentali per una buona postura. Quindi, per avere una postura da favola, non basta andare dall'osteopata o comprare una sedia ergonomica. Bisogna anche mangiare bene e fare movimento. Esattamente. La postura è il risultato di un insieme di fattori e per migliorarla bisogna agire su più livelli, adottando uno stile di vita sano ed equilibrato. Parole sante, ma c'è ancora un aspetto che vorrei approfondire con te, e cioè il ruolo degli esercizi specifici per la postura. Quali sono gli esercizi che possiamo fare per rinforzare i muscoli posturali e migliorare la nostra postura? Te ne parlerò nella terza parte di questo deep dive. Eccoci di nuovo alla nostra ultima parte del deep dive sulla postura. Prima della pausa parlavamo di come migliorare la nostra postura con uno stile di vita sano e dicevi che gli esercizi specifici possono fare la differenza. Ecco, mi piacerebbe approfondire questo punto. Quali sono questi esercizi magici per stare dritti come fusi? Ah, se solo esistessero esercizi magici. Purtroppo non c'è una formula universale che funzioni per tutti. Ognuno di noi ha una struttura fisica diversa, esigenze diverse e magari qualche piccolo acciacco. Quindi niente bacchetta magica per addrizzare le nostre schiene. Esattamente, ma non temete, questo non significa che non possiamo fare nulla. Anzi, ci sono tanti esercizi che possono aiutarci. L'ideale però è farsi seguire da un professionista, un fisioterapista, un personal trainer specializzato in postura. Quindi niente fedate o tutorial improvvisati su internet, meglio di no. Meglio di no. La postura è una cosa seria, affidarsi a persone competenti è fondamentale, ma in linea generale ci sono alcune tipologie di esercizi che sono particolarmente utili. Per esempio, cosa consigli solo? Beh, un grande classico è lo stretching. Allungare i muscoli, migliorare la flessibilità e la mobilità articolare sono essenziali per una buona postura. Quindi un po' di sano stretching ogni giorno può farci stare meglio. Assolutamente sì. Aiuta ad allungare i muscoli accorciati, a migliorare la circolazione, a ridurre le tensioni muscolari. Tutti fattori che influenzano la nostra postura. E oltre allo stretching, cosa possiamo fare per rinforzare i muscoli che ci aiutano a mantenere una postura corretta? Un'altra categoria di esercizi molto importanti sono quelli di rinforzo muscolare. In particolare è fondamentale allenare i muscoli del cuore. Ah, il famoso core. Quella zona addominale di cui si parla tanto in palestra. Proprio quella. Avere un core forte e stabile è fondamentale per mantenere una buona postura e prevenire dolori alla schiena. E per allenare il core che esercizi si fanno? Ce ne sono tantissimi. Dai classici plank e crunch a esercizi con la feedball, con gli elastici. L'importante è trovare quelli che ci piacciono di più e che riusciamo a integrare nella nostra routine. Quindi niente scuse per non allenare il nostro core. Esatto. Bastano anche pochi minuti al giorno dedicati a questi esercizi per fare la differenza. Ricapitolando, per migliorare la postura dobbiamo agire su più fronti. Consapevolezza del corpo, movimento, ambiente ergonomico, stile di vita sano. E non dimentichiamo gli esercizi per rinforzare i muscoli posturali. Hai riassunto alla perfezione. E non dimentichiamo l'importanza di ascoltare il nostro corpo, di riconoscere i segnali che ci manda e di rivolgerci a un professionista qualificato in caso di necessità. Giusto. Ricordiamo che ogni persona è diversa e non esiste un'unica soluzione valida per tutti. Esatto. La chiave è la personalizzazione, adattare i consigli e le strategie alle proprie esigenze. Bene, direi che abbiamo esplorato in modo approfondito questo tema così affascinante. Abbiamo sfatato un mito della postura corretta universale e capito che la postura ideale è quella che ci permette di vivere e muoverci in modo armonioso e senza dolore. Esattamente. E ricordate, la postura è un viaggio, non una destinazione. Continuate a esplorare, a sperimentare, a trovare ciò che funziona meglio per voi. Grazie mille per la tua preziosa analisi e grazie a tutti voi per averci seguito in questo deep dive. Alla prossima!